Secondo me una cosa che ti ha aiutato anche tanto durante la serata è vedere quell'approccio che ho fatto io con Fernando con le due ragazze e quella Aspetta, qual è? in Metro? metro prima di arrivare in discoteca. Perché Ok. anche lì ho visto che ti esplodeva il cervello quando Sì, vedevi quella no, storia. esatto. E poi ho visto che ti è esploso di nuovo il cervello quando hai visto Johnny che dal nulla ha Sì, preso ha e l'ha preso pigliato in tutto il mezzo. gruppo mentre ballava. Sì. Perché lì eravamo tutti quanti molto freddi. E siamo entrati in discoteca e sembrava una roba che, oddio, adesso però cosa bisogna fare? Sembrava che si fosse dimenticata tutta la teoria. Invece, avete visto, Johnny ha preso un gruppo di ragazze, di quante saranno state? 8 Sì, ragazze, senza tipo, parlare. senza parlare, è entrato nel gruppo, si è messo a ballare con l'energia positiva che vi abbiamo detto, bam, è entrato nel gruppo, energia positiva, il gruppo lo accetta. Dopo, lui si è messo a ballare e le ragazze copiavano Il i suo gesti di movimento, Johnny. esatto. E ti dirò di più, voi eravate fuori, cioè Johnny era entrato dentro, io poi vi ho detto, raga, buttatevi dentro anche voi. Ferna si è buttato dentro a fianco a Johnny, poi vi siete buttati dentro anche voi. Io da dietro ero lì che facevo i movimenti e Johnny copiava i miei movimenti. Sì, quindi era tipo Sì, un trenino, esatto. capito? Io da fuori facevo tipo così e lui così, io facevo così e lui così e tutte le tipe copiavano Johnny che E noi copiavano me. ci stavamo Sì, mega assolutamente. divertendo, capito? È Sì, quello il sì, sì, sì. discorso cazzeggio che abbiamo detto ieri. Cioè, io che sono da fuori, guido Johnny Suggeriva che i guida tu. movimenti, io guardavo le tipe, papà. È lì che arrivi a diventare a livello mentale colui che può prendere le masse. Perché un gruppo di 8 ragazze seguiva un ragazzo che a sua volta diceva, oh, vediamo cosa mi suggerisce adesso questo. Ok! Sì, se ne frega. Cioè, è lì che andate poi a fare la differenza. Ok? Sì, Quindi. perché come le ho detto ieri, raga, cioè quando arrivate, soprattutto in serata, no? Non dovete, cioè dovete essere quello che arriva a una festa e porta la torta, no? Io lì in mezzo a quel gruppo di ragazzi sono arrivato e ho detto, oh ragazzi, questa è la festa, ecco la torta. Non ho detto, ragazzi, questa è la festa, abbassiamo la musica per piacere che state facendo casino. Loro l'hanno riconosciuto e hanno detto cazzo figata, lui si sta divertendo, è arrivato qua, in 2 secondi si sta divertendo, inizia a fare le mosse, seguiamolo, divertiamoci, ridiamo tutti quanti assieme. È fondamentale questo, fondamentale, per quello poi quando dovevate andare a approcciare, raga, sorriso, perché fa tutta la differenza, soprattutto negli approcci. E anche lì, se vedi, poteva sembrare impossibile, poteva sembrare una roba potenzialmente che non si poteva creare, che tu stesso hai detto, ma com'è possibile? Eppure, se tu vai in un gruppo di 8 ragazze sconosciute, con l'energia giusta, col modo di fare giusto, col modo di comunicare giusto, tutte le porte sono potenzialmente aperte. Anche entrare in un gruppo di 8 ragazze che stanno ballando per i fatti loro, tu arrivi lì, approcci e loro sono con te e ti seguono. Mi sono contento, dicono cazzo che figata che sei arrivato. È possibile nel momento in cui lo vedi fare, anche può essere utile, è possibile nel momento in cui studi tutto quello che riguarda le dinamiche relazionali, è possibile nel momento in cui provi a farlo, è possibile nel momento in cui arrivi a farlo in maniera corretta. Perché è ovvio che se Johnny invece fosse arrivato lì, Posso per piacere ballare un pochino con voi? sarebbe già finita.